a Ostia, oggi è sabato 6 aprile. Ci troviamo qui con questi giovani di Clean Up che sono venuti oggi qui a cercare di dare una sistemata, a recuperare un pochino quello che di questa spiaggia, che è una spiaggia pubblica, bellissima, ampia, ex Faber Beach, molto conosciuto, dove appunto qui è stato rimosso tutto ma lasciato in questa situazione di abbandono. Ci sono 15 palme proprio abbandonate a loro stesse. Qui sono stati rimossi dei manufatti, ci sono ancora le tracce, pavimento, e questa vegetazione è stata abbandonata. Questi ragazzi oggi cercheranno di dare una sistemata, migliorare un po' la situazione, soprattutto cercare di mettere in sicurezza e salvare queste palme, perché nel rimuovere i manufatti e altro, queste palme sono rimaste con le radici scoperte, come potete vedere. Quindi è una situazione anche pericolosa, perché potrebbero venire giù. Fatti vedere, le piante sono ancora vive, l'ha vista un esperto, perché hanno le cime verdi, però andrebbero potate, andrebbero. Quindi si tratta, ripeto, di 15 palme e sarebbe un peccato farle morire. Noi di Mare Libero siamo qui a collaborare, cercare di aiutare, perché veramente è una situazione incresciosa. Quindi grazie a questi giovani di Clean Up oggi cercheremo di dare una sistemata a questa spiaggia pubblica, spiaggia libera, dove tra l'altro non c'è più neanche un minimo dei servizi. Prima c'erano dei bagni veri, fontanella, dolce, in questo momento non c'è più nulla. Si presume e si spera che l'amministrazione provveda, che l'estate, che l'altro mese, inizia ufficialmente la stagione balneare. Allora raga, grazie come sempre per essere venuti. C'è chi è già venuto qualche volta, chi è la prima volta, diamo qualche indicazione prima di cominciare per non fare confusione. Allora, intanto abbiamo messo 3 cartelli per la divisione, quello giallo è crollato ma indifferenziata, vetro, plastica e metallo. Riguardo questo, abbiamo parlato tanto con l'AMA e è il problema più grande che avremo in futuro, quello della smaltimento rifiuti, perché intanto per la plastica ci hanno detto che è meglio se prendiamo solo la plastica, tipo le bottiglie, e se vedete proprio buste di plastica, che è un peccato buttare nell'indifferenziato. Tutto il resto, pure che sono magari piccoli oggetti, cannuccette, è meglio se vanno nell'indifferenziato, perché sennò non possono essere riciclate. I ragazzi qui di Clean Up all'opera stanno facendo un bel lavoro, quello che dovrebbero fare le istituzioni, l'amministrazione. Ecco qui, stanno recuperando del materiale per poter mettere almeno in sicurezza le palme. Ecco qui, stanno diciamo posizionando un muro a secco e rimettere la terra, quindi sicuramente le palme saranno molto meglio. E niente, una mattinata bellissima, è venuta un sacco di gente. E oggi per la prima volta non facciamo soltanto pulizia, ma anche riqualificazione di un'area degradata che insomma aveva molti problemi, quindi siamo molto contenti. Sì, hanno levato il casotto, hanno lasciato tutto così, è diventata una discarica per gente che passava, abbiamo trovato di tutto nelle palme, nei cespugli. Purtroppo anche in questa occasione abbiamo dovuto rilevare che se non sono i cittadini a fare le cose, l'attesa si preannunciava lunghissima, perché i fondi erano terminati per questo lavoro, per cui sarebbe rimasto così a tempo indeterminato.